Ciao a tutti, io mi chiamo Marco Fantozzi, sono uno dei soci fondatori di NetworkMamas.it, un sito sul quale le mamme dimostrano, oltre che essere mamme, di essere anche delle ottime professioniste, ma soprattutto è un sito sul quale si può ottenere una consulenza di qualità ad un prezzo ragionevole. Questa è di fatto la seconda puntata del videoblog, però in realtà è come se fosse una prima volta. Prima volta perché è la prima consulenza pagata che Network Mamas fa, lo fa con una Mamas eccellente ed è anche la prima volta che parliamo non della nostra piattaforma direttamente, ma cerchiamo di affrontare un tema che può essere utile a tutte le Mamas e in generale a tutte le persone che utilizzano, che vedono il video. Parliamo quindi di Twitter, c'è una persona che lo conosce benissimo. Si chiama Francesca Marano, benvenuta. Grazie Grazie, ciao. di essere qui con noi. Francesca ha una storia veramente particolare, innanzitutto dal punto di vista personale. Lei è italiana, ma vive e lavora in Israele. E poi, insomma, una storia lavorativa anche interessante. Lei è blogger, microimprenditrice, è un'esperta di tecnologia, segue spesso persone che come dire, stanno tentando di crearsi un'identità online. È giusto, Francesco, vuoi aggiungere Sì, qualcosa? è giusto. Io infatti, un po' quando cercavo il mio nome professionale, ho deciso di chiamarmi, Dula, proprio perché la mia passione, la mia missione è aiutare, donne creative a far nascere la propria presenza online. Per cui, siccome questa presenza online ogni tanto è proprio come un bambino che ci mette un po' a arrivare a venire al mondo, e poi quando nasce lo guardiamo tanto carino e non sappiamo cosa farci. L'idea era proprio seguire le mamme, non solo le mamme, in generale le donne creative, e tenerle per mano e accompagnarle un po' in questo percorso, proprio come fa la doula durante la gravidanza e la nascita. Io, come dicevi, ho un passato anche professionale abbastanza eclettico, per cui mi sono occupata di tante cose in questi ultimi 20 anni, e poi quando sono arrivata in Israele ho deciso di reinventarmi come freelance per la prima volta dopo aver fatto per più di 15 anni da dipendente, e quindi insomma sento molto, molto mio questo argomento delle mamme che si mettono in gioco e dimostrano la propria professionalità. Certo, diamo a chi ci sta guardando un paio di riferimenti online, giusto per chi non ti conosce, vuole magari segnarsi un paio di indirizzi con i quali può mettersi in contatto con te o anche semplicemente approfondire le cose che fai. Allora, forse la prima cosa da citare è il sito, tra virgolette, ufficiale, no? Direi Sì. francescamarano.com è il contatto primo. Oltre a questo, però, ci sono un altro paio di indirizzi che probabilmente ha senso segnalare. Il primo è cpub.com, Sì. Sì. cpub.com, e l'altro è un2tweet con 2e.com. Ci accenni cosa sono? Sì, CPUB è un'altra cosa che mi sono un po' sognata di notte e poi grazie a delle zie amorevoli è diventata una realtà. È una comunità online per imprenditrici creative italiane. È nato perché qualche anno fa ho iniziato a seguire corsi online e non trovavo mai italiane. Poi man mano ho iniziato a incontrare delle italiane nelle realtà più assurde: corso di journaling della mamma del Wisconsin, corso di fotografia dell'australiano pazzo. E quindi ho capito che i tempi erano maturi per creare una comunità in Italia in cui trovarsi e parlare di queste cose, e proporre dei materiali in italiano, perché comunque non tutti parlano inglese, e invece tutti, soprattutto chi decide di mettersi in proprio e non ha ancora fatto questo passo, ha bisogno un po' di essere seguito. E quindi questo CPUB, che insomma adesso sta crescendo, ha quasi 2 mesi, quindi anche lui quasi pronto ad andare al nido. E mi dà delle soddisfazioni, perché comunque mi rendo conto che sono tante le donne che hanno voglia di mettersi in gioco. L'altro è un2tweet, che è il mio corso online per imparare ad usare Twitter partendo da zero. Non è necessario neppure avere ancora un account attivo per iniziare ad imparare. Ok, perfetto. Guarda, solo una domanda su CPUB,
Ne parlavi come una comunità, e di sicuro è un posto che riesce ad aggregare una serie di donne creative, di sicuro con un profilo interessante, ma diciamo per l'utente che forma prende? Un forum, un blog, Per uno spazio l'utente di prende la forma di approfondimento? un blog, per Ok. l'utente prende la forma di un, per il momento, poi sai, the sky's the Chiaro. limit, poi cioè, noi abbiamo una quantità di idee sempre che ci andrebbero 72 ore al giorno per farle tutte. Al momento è un blog in cui tutti i giorni c'è un articolo legato a degli argomenti e dei temi. Caldi per chi decide di mettersi in proprio, molti consigli pratici, ma non solo, anche consigli per l'anima e per non sentirsi sole, quando si fanno queste scelte che non sono facilissime. Ci credo. E quindi, insomma, c'è cioè, sia una parte di consiglio pratico, cioè per trovare il tuo prezzo c'è un'equazione, seguila. Ma sia per essere felice anche lavorando da casa e non vedendo subito i risultati che vuoi, allena anche quello, allena anche la felicità. Quindi, insomma, sta venendo su bene il ragazzo. Ok, benissimo. Confermo tutto quello di buono, dice Francesca, un ottimo punto di Grazie. riferimento. Secondo me, appunto, non solo femminile, che la cosa interessante è quella, no? Nel senso, ora io non Sì. conosco un corrispettivo maschile, quindi non posso, come dire, suonare l'altra campana, però di sicuro il materiale contenuto è di qualità. Sai, Per poi intenderci, non sono i soliti post autoreferenziali con il link al no, sito. no, no, Ok. anzi, questa è una cosa che noi internamente come redazione abbiamo proprio votato contro, cioè io sono lì come Francesca per dare consigli. Poi ovviamente nel mio outer box ci sono i miei riferimenti, quindi se poi vuoi venire da me a lavorare con me, benissimo. Però C2B nasce proprio come operazione di divulgazione. Non come operazione commerciale. Sicuramente in futuro, proprio perché abbiamo in mente la qualunque, ci saranno anche occasioni di offerta commerciale, però in questa fase qua l'importante è proprio l'importante era far sentire alle imprenditrici creative italiane che ci si può incontrare, parlare anche in italiano, anche in Italia, anche con altre donne che fanno questa cosa qua, che se nella vita vendi su Etsy non sei l'unico in Italia, ma ce ne sono tante altre, che se vendi infoproducts non sei l'unica, cioè non siete o tu e Mari Forleo e quindi non vi siete in contatto, ma sei tu e altre 10, 20, 50. Quindi insomma il senso anche di appartenenza era una delle cose più importanti, dicevi, Benissimo. per noi. Sì, la consegna, come dire, di un valore proprio nella stesura dei contenuti. Sì. Benissimo, invece un do it it, che è l'ultima cosa che hai citato, ci dà invece un po' il là per iniziare a parlare di Twitter. Allora, partiamo da un numero che, come dire, a me ha sempre incuriosito, quindi ne approfitto e ti chiedo, come dire, un tuo primo giudizio su questa cosa qua. Allora, l'America è molto grande, quindi i numeri sono molto grandi, però di fatto lo utilizza solo l'8% della popolazione, no? Più o meno i numeri sono quelli là. In Italia pare che in realtà i numeri non siano così diversi e che quindi potrebbe esserci, come dire, una parità di interesse, di profitto, di, come dire, di giudizio anche, no? Rispetto a Twitter. Perché invece da noi, nonostante i numeri dicano che molti l'hanno provato, secondo te non è ancora una cosa che ha trovato una sua completa identità? Dunque, secondo me i motivi sono due. Il primo è un po' perché la gente non ha ancora tanto bene capito cosa scriverci. E il secondo, è perché ha un linguaggio, un meccanismo, un funzionamento molto diverso da Facebook, che invece ha un'utenza altissima, anche qua in Italia. Dal punto di vista dei contenuti, io posso dire che mi sono iscritta nel 2008 a Twitter e per 2 anni, l'account è stato lì, un po' ad ammuffire, perché sinceramente non sapevo né tanto cosa scriverci, né chi seguire. Cioè, chi faccio entrare nella mia vita? A chi do 30 secondi del mio tempo? Quindi, insomma, erano i motivi per cui non capivo tanto come sfruttare,
questo mezzo. Poi quando nel 2010 ho iniziato a costruire siti, a offrire i miei servizi in modo un po' più strutturato e inizialmente mi sono chiamata a Social Media Doula, chiaramente non potevo ignorare un social media che già all'epoca aveva quasi 500 milioni di utenti. Quindi ho iniziato un po' ad addentrarmi nei meccanismi di Twitter, ho scoperto che è una roba molto divertente. Ed è una roba molto divertente perché è molto veloce, cioè gli scambi avvengono con 140 caratteri, quindi non devi neanche fare grandi pensieri, cioè scrivi, racconti e vai un po' a ruota libera. Questo secondo me blocca un po' le persone, perché io lo dico sempre a chi inizia ad usare Twitter, lo dico anche nel corso, all'inizio dire che gelato sto mangiando, oppure sono andata a portare la bambina all'asilo, uno si sente un po' scemo, cioè dice ma perché mai io dovrei raccontare i casi miei al mondo? Poi quando inizi ad usarlo anche come strumento di promozione della tua attività, secondo me diventa uno strumento fondamentale per costruire la tua presenza online e per far capire chi è Francesca. Cioè io personalmente credo molto nel lavorare con persone in modo diretto e creare un rapporto di fiducia reciproca tra cliente e fornitore. Per cui trovo che sia molto importante che il mio potenziale cliente sappia che gelato piace a Francesca, oppure sappia che porta il bambino a cavallo o a tennis o cose del genere, perché aggiunge delle informazioni a questa francescamarano.com e la fa diventare una persona. Chiaro. Twitter secondo me è il social media per eccellenza delle relazioni, perché mentre in Facebook tu devi approvare la mia amicizia, su Twitter io posso iniziare a seguirti senza che tu dica nulla e posso iniziare ad interagire con te. Chiaro. Per cui insomma mi sembra un social network veramente social. Quello sì. Sì, il secondo motivo per cui invece secondo me non funziona tanto è perché è un po' massonico, io dico sempre, cioè c'è un linguaggio tutto suo. Yeah. E forse coi tempi è meno misterioso, cioè se io oggi dico usiamo un hashtag, la maggior parte delle persone sa cos'è, ma 3 anni fa no. E quindi secondo me c'è ancora un po' uno scoglio tecnologico e di linguaggio che va un po' risolto. Ok, prima raccontandoci un po' la tua storia, no, con Twitter, dicevi che uno dei passaggi cruciali è stato il momento in cui l'hai veramente iniziato ad utilizzare per lavoro e ti sei resa conto che di fatto raccontare anche cose private a chi ti seguiva per lavoro in realtà arricchiva, forse uso una parola che non hai usato ma che magari potresti introdurci, forse diciamo così l'identità online che tu hai come professionista vero e proprio, no? Sì. Quindi parliamo di identità online e Twitter, secondo te è uno strumento utile, indispensabile, di cui si può fare a meno, che passerà? Dunque, secondo me è uno strumento indispensabile se ci stai dentro, come si suol dire. Forse si dice solo a Torino, non lo so. Perché come tutti i canali in cui noi decidiamo di promuovere la nostra attività, deve essere un canale attivo. Se il canale è mollato lì a prendere la muffa digitale, diventa controproducente. La mia esperienza è che personale, ma anche delle clienti mie, è che finché uno non ha padronanza del mezzo non si sente mai davvero a suo agio ad usarlo. Quindi secondo me Twitter è uno strumento fondamentale per chi, ed è molto divertente, quindi secondo me si unisce l'utile al dilettevole. Io ad esempio ho un unico account, non ho l'account come Digital Doula e uno come Francesca Marano, no, ho un unico account in cui sia promuovo la mia attività, sia racconto i fatti miei, perché secondo me le due identità sono
sono l'unica, sono un'unica persona, poi invece ci sono persone che fanno grandi distinzioni, però io personalmente trovo che questa sia la via giusta per le piccole imprenditrici, per le freelance, per le aziende ovviamente no. Quindi Twitter sì, però attivi non vuol dire 75 messaggi al giorno, quello vuol dire essere rompiballe, vuol dire messaggi ad hoc con delle percentuali che non mi sono inventata io, ma sono abbastanza quelle che funzionano, per cui una minima parte, massimo 30% è promozione della propria attività, mentre la maggior parte è creazione e costruzione della mia personalità e della mia e racconto della mia vita. Non c'è nulla di peggio che un account Twitter in cui vedo solo il mio nuovo prodotto, il mio nuovo post sul blog, il mio nuovo cosino su Etsy, no, cioè non ti seguo di sicuro. Se invece tu mi dici la mattina ho messo questa nuova cosa su Etsy e il pomeriggio mi dici cacchio mi sono bruciata con la caldo, dico guarda questa è una ragazza simpatica, la seguo. Ok, guarda, rispetto a questo secondo me forse potremmo introdurre anche un motivo in più per cui usare Twitter, ma anche per cui seguire qualcuno di interessante, no? Io per esempio una cosa che faccio tantissimo con alcune delle persone che seguo è seguire una sorta di selezione che loro fanno del materiale online, no? Ovviamente online si trova assolutamente di tutto. Io magari che sono interessato ad un determinato campo, al marketing piuttosto che alle scommesse sportive piuttosto che alle corse di automobili, magari mi trovo un riferimento che spesso fa una sorta di scrematura dei contenuti online e mi ripropone quelli eccellenti. Capita anche a te? È una cosa che sì, anzi può essere utile fare nel proprio campo? Sì, sì, assolutamente. Io uso molto Twitter anche come strumento di ricerca, proprio per anche di aggiornamento tecnico, tra parentesi, per cui seguo delle persone che sono massimi esperti nei campi che a me interessano e per cui quando pubblicano qualcosa vado a vedere cosa hanno pubblicato e mi informo. Quindi sicuramente anche una fonte di informazione, però attenzione, anche lì secondo me è importante sapere quanta informazione far entrare nella nostra vita. Quindi ad esempio una delle lezioni del corso è quella sulle liste, perché non è detto che io debba seguire per forza una persona, posso inserire in una lista e quindi andare a spulciare quei contenuti all'occorrenza. Io, anche un po' per ricollegarci con quello che dicevamo prima, secondo me Twitter fa un po' paura perché sembra veramente una valanga di informazione sulla quale tu non hai controllo. Tu hai un po' questa sensazione? Sì, finché non si usano i filtri, esatto, fin quando si tenta di autofiltrare, quindi di dire ok, ne sto seguendo troppi, quindi quando invece, come dire, si conosce appena di più lo strumento, no? Parlo proprio, esatto, tecnicamente, magari si riesce anche a organizzare sia il modo in cui si consulta che appunto strutturare le informazioni. Magari appunto c'è il momento in cui, sto guardando la TV e mi interessa il pettegolezzo di quel personaggio, ma certo, magari più spesso invece voglio fare appunto una ricerca tematica su un determinato argomento e funziona in tutti e due i casi, ecco, quella è la cosa forse sì, interessante. Sì, sì, quindi secondo me è uno strumento di, oltre a essere appunto uno strumento di promozione, è anche uno strumento di ricerca e informazione importante, però anche lì appunto bisogna capire come non farsi fagocitare da questo strumento, che appunto è molto divertente, perché tu puoi passare davvero delle ore a scrollare e vedere cosa, queste conversazioni, certo, veloci, però... Ok, quindi proviamo a racchiudere queste cose che ci siamo detti in un, come dire, una sorta di consiglio generale, no? Quindi ipotizziamo di aprire il nostro profilo Twitter, di iniziare a farlo, chiamiamolo così, in maniera professionale, ovvero per iniziare a costruire un'identità intorno alla nostra vita professionale. Allora, abbiamo capito che dobbiamo fare una sorta di mix di diversi elementi e dosare questi elementi nel tempo.
Quindi, per esempio, diciamo, dobbiamo dire come dire, una sorta di, dobbiamo avere una percentuale di tweet che raccontano noi come persone, quindi aiutano a identificare e a creare, tra virgolette, un personaggio online. Dobbiamo fornire comunque contenuti di qualità o una selezione di contenuti in modo che il nostro account sia effettivamente qualcosa che abbia un valore, che quindi abbia senso Esatto. seguire, e in più bisogna anche, si può utilizzare a scopo promozionale. Quindi magari sia pubblicando magari il lavoro eccellente che abbiamo appena fatto, sia magari indirizzando le persone che ci interessano a un nostro prodotto piuttosto che ad un nostro servizio. Quindi Sì. l'ho riassunta bene, possiamo Sì, intestarla così. assolutamente. Secondo me chiunque oggi abbia un'attività, ripeto, dalla freelance alla crafter alla grande azienda, non può prescindere da questo strumento, usandolo però correttamente. Ecco, perché veramente usare male Twitter o usare male Facebook o usare male un blog è peggio che non usarli. Ok, va bene, ne abbiamo citati tanti nell'ultima frase. Secondo te, Twitter può essere sostituto di un blog? Può essere veramente un microblog? A volte si definisce come una piattaforma di microblog, è completamente un'altra cosa? Che rapporto c'è fra le due cose? Dunque, io sono prolissa, quindi non potrei mai farmi bastare Twitter. Dipende davvero, davvero da un po' da cosa offri e un po' dalle tue attitudini personali. Io seguo delle persone, che sono attive al 90% su Twitter, al 10% sul blog e usano Twitter alla stragrande, Certo. perché? Perché sono sul pezzo, perché sono in grado in 140 caratteri di veicolare contenuti di qualità. Io no, io ho bisogno del blog, ho bisogno della cassetta delle arance sulla quale salire e dire: se volete fare, fate così. E poi su Twitter dico, di là in 1200 caratteri ho detto cosa fare. E oggi ho anche mangiato il gelato alla crema di Grom. Ok, perfetto. Invece un ultimo modo per utilizzare Twitter lo suggerisco io, visto che sono, insomma, coinvolto ben bene in Network Mamas, ed è che tramite Twitter si può chiedere una consulenza gratuita ad una Network Mamas, ovvero ad una persona esperta del suo campo d'azione. Noi stiamo iniziando adesso, abbiamo una serie di Mamas veramente interessanti che coprono quasi lo scibile umano, c'è la commercialista, c'è l'esperta di social media, entrerà fra pochissimo chi si occupa di trucco e parrucco, insomma, veramente profili veramente vari. Ecco, questa è la nostra proposta per utilizzare uno strumento che di sicuro è interessante, ma anche per trarne un vantaggio, per trarne veramente valore, di sicuro poter entrare in contatto con una persona esperta in maniera diretta, che soprattutto si dichiara disposta a dare una consulenza entro un tempo ragionevole, noi siamo convinti che possa avere un valore. Quindi assolutamente andate a networkmamas.it, chiedete consulenza alle nostre mamas, ma chiedetela anche a Francesca. Per esempio, come può esservi utile Francesca in un tweet, ma soprattutto in mezz'ora di consulenza. Ipotizziamo che la vogliate sfruttare. Mi sono segnato una serie di cose che mi sembrano veramente il 10% delle cose possibili, però ve le leggo. Per esempio, passando mezz'ora con lei, potete comprare il dominio del vostro sito con un nome intelligente, magari, e fare in modo di avere un hosting registrato, e quindi di poter accoppiare il vostro nome di dominio con uno spazio internet per poterlo fare. Oltre a questo, Francesco può aiutarvi ad installare WordPress, i principali plugin e magari un tema grafico consono, sempre nello spazio di una consulenza. Oppure può fare il backup del vostro sito la prima volta insieme a voi, così voi imparate e da quel punto siete autonomi. Oppure magari nel momento in cui ci saranno le sessioni disponibili, quindi si potrà prenotare un appuntamento
scaglionato in più videoconsulenze, magari potrete veramente fare insieme a lei un percorso di tutoraggio, quindi magari appunto dalla creazione del profilo ad un primo feedback su come state utilizzando il media, fino ad un consiglio proprio specifico su cosa twittare nel momento migliore, no? Perché alla fine poi ci Sì. sono anche una serie di strategie che rendono più efficace l'utilizzo dei social media. A me sono venute in mente queste cose. Francesca, che dici? Sono esaustive? Sì, assolutamente. Io dico sempre, mi occupo di social cosi, quindi, e bit, quindi in generale. La mia passione è WordPress, prima di tutto, e poi il figlio, il primogenito, e poi non meno amati, chiaramente Twitter, Facebook, ma anche Pinterest, questa cosa qua. Quindi sì, mi piace molto questo meccanismo della consulenza su Twitter con l'hashtag AskNMMS, che io lo trovo molto, molto efficace e appunto mette proprio in luce anche questa caratteristica di Twitter di informazione veloce e facile, ecco, quindi Ok, assolutamente, io quindi ci dai, sono. vi abbiamo invitato tutti e due separatamente, andate e approfittate della enorme conoscenza di Enorme, Francesca. enorme. Beh, direi di sì. Un altro modo però in cui Sì. potete approfittare della sua conoscenza è utilizzare un due tweet, che è il corso citato prima. Allora, io volevo spenderci due parole, anche perché Francesca ci ha anticipato che ha, come dire, una sorta di offerta speciale per chi sta guardando il video. Allora, visto che è un corso che ha del valore, veramente volevo spendere 2 minuti su questa cosa qua. Allora, fondamentalmente è un videocorso per imparare ad utilizzare dal punto di vista tecnico Twitter, è corretto? Sì, corretto. Ok, e secondo me c'è un ragionamento da fare che rende il corso particolarmente interessante. Ipotizziamo di andare a seguire un corso, ce ne diversi, di un giorno su come utilizzare correttamente Twitter. Cosa si fa? Si prende il treno, ci si paga la diaria fuori, si spende almeno un centinaio di euro per il corso. Ovvio che si Sì. fa networking, quindi c'è un vantaggio, però dal punto di vista, come dire, strategico, forse ci sono sistemi da un lato più economici e da un altro anche più efficaci per imparare invece quello che è necessario imparare in un tempo breve e in maniera pratica proprio, no? Sì. Proprio in questo caso, secondo me, il prodotto di Francesca è veramente, veramente eccellente. Fondamentalmente, in Grazie. un poco tempo, vedendo direttamente da lei come si fanno le cose, quindi, come dire, non confondendosi con icone e tendine, si riesce di fatto a partire da zero e ad avere un profilo completamente funzionante. Questo, secondo me, è un valore. Lei questo valore l'ha tradotto in un prezzo di vendita che è di 30 euro normalmente, Sì, vero? 30 euro. Ok. Che però in realtà lei, per chi sta guardando il video, offre al 20% in meno, quindi con uno sconto del Esatto. 20%. Sì. Ovviamente non perdo altro tempo perché poi si trasforma in televendita. Però secondo me veramente questa cosa è un valore, volevo spiegarvi come approfittare di questa occasione. Lei ha un codice per le persone interessate e può forse spiegarci come utilizzarlo. Hai voglia? Sì, certo. Il codice va inserito nel carrello al momento dell'acquisto, per cui quando si arriva sulla pagina 1-2-tweet, si scorre, si arriva in fondo alla pagina, c'è un bel pulsantone fucsia che dice 30 euro e sei iscritto. Cliccando sul pulsantone si arriva al carrello. All'interno del carrello c'è un campo in cui mettere un discount code e usando il codice NM4EVAH, che fa un po' ridere, ma nella mia testa è Network Mama
forever. ok. No, in realtà è un buon modo per ricordarselo, perfetto. Sì. Usando questo codice e aggiornando il carrello viene applicato questo sconto. Avvenuto il pagamento, ci si trova in una pagina in cui lasciare i propri dati e a quel punto si inizia a ricevere le lezioni, si ottiene l'accesso ad un sito privato in cui eventualmente si possono vedere i video uno dopo l'altro, se uno proprio non si tiene più e in 2 ore deve imparare tutto. E quindi insomma la cosa funziona in automatico, è un meccanismo oliato. E poi ci sono io, perché una volta che si paga, si entra nel corso, si rilascia la propria email, si viene inseriti in un gruppo privato di Facebook in cui poi si parla, si continua a parlare di Twitter, si continua, se si hanno dei dubbi si chiede e io sono lì e rispondo, e poi si fanno delle chat una volta al mese, anche divertenti, per cui si imparano anche degli strumenti di chat, e poi si incontrano le altre ragazze, al momento sono tutte donne che hanno fatto il corso, e quindi l'occasione di networking, tra parentesi, c'è anche online. In effetti, anzi, forse più costante che quella occasionale di un incontro dal vivo. Dai, benissimo. Guarda, Francesca, io ti ringrazio tantissimo. Siamo stati veramente molto contenti di averti con noi. Ma io ringrazio voi, te l'ho detto. Io credo moltissimo in Network Mamas e si merita un grande successo. Incrociamo le dita, speriamo di, come dire, riaverti per la 200ª. Ah, wow, magari. Okay. Io sono qui nella mia casetta in provincia di Israele e tramite Skype ci sono sempre. Perfetto, grazie mille ancora. A grazie. Presto. Grazie, ciao ciao. Ciao, grazie mille.